Hai mai fatto l'allenamento polarizzato? E che cos'è? Ne parliamo fra 5 secondi. Oggi parliamo degli effetti dell'allenamento polarizzato, una review che è uscita su International Journal Strength and Conditioning Research, ed è questa: l'allenamento polarizzato può avere effetti superiori quando si parla di miglioramenti sui valori del VO2 max, soprattutto nell'endurance. Allora, intanto, l'allenamento polarizzato è quella tipologia di allenamento che consente di dividere più che altro le intensità di allenamento in tre aree, delle quali gran parte, cioè fino al 70%, in allenamento a bassa intensità, intensità a ritmi blandi, il 5% circa in intensità di soglia anaerobica e tra il 20 e il 25% oltre la soglia anaerobica, ma non messi così in un modo occasionale, ma in base a precisi precise richieste, ovviamente, e metodologie. Però intanto andiamo a capire quali sono gli effetti, lo vediamo con un altro dei membri della Sport Science Academy, oggi è Vincenzino Silenzi. Buongiorno a tutti. Allora, la review che ho segnalato prende in esame un protocollo di allenamento relativamente nuovo. Si parla di allenamento polarizzato. Questo viene confrontato con un allenamento, diciamo, più tradizionale, e si giunge alla conclusione che questo allenamento polarizzato ci consente di ottenere, in termini di performance, dei risultati migliori, soprattutto per quanto riguarda prestazioni di endurance. E quindi, secondo me, è un altro mattoncino, sempre secondo evidenze scientifiche, che noi andiamo a mettere nella costruzione della nostra preparazione. Ecco, grazie Vincenzino, mi sa che ti ho tagliato, visto che anche lui ha modo di muoversi sulla sedia come me. Allora, ritorniamo a bomba su questa review, che dice: l'allenamento polarizzato può avere effetti superiori, come abbiamo visto. Allora, l'allenamento polarizzato, così come accade sull'HIT, dove devo dire all'inizio, con molti miei amici che iniziavo a spiegare l'HIT, insomma, anni e anni fa, i primi, quelli che sono, magari li conoscete, sono amici anche vostri, quelli leggono solo il titolo e poi dice sanno già tutto, mi dicevano: ah sì, ho capito, un po' forte, un po' piano, e andavano via. E, come dire, gli ingredienti noi ce li abbiamo, quindi allenamento polarizzato, diciamo 70% di allenamento a ritmi blandi, 5% soglia anaerobica, fino al 25% oltre la soglia, quindi a massima intensità. Sì, ma non vuol dire nulla. È come dire: io faccio la pasta, ma una cosa è mettere l'acqua, metterla a bollire, a raggiungere l'ebollizione, poi mettere la pasta, è ok. Se invece vado alla rinfusa, metto la pasta, poi aggiungo l'acqua, poi tiro, accendo il fuoco, sì, gli ingredienti sono gli stessi, ma il risultato è totalmente diverso. Quindi, al di là, insomma, delle battute che ci possiamo fare, quando noi trattiamo evidenze scientifiche, come in questo caso, e questa è una rivista molto importante nell'area del conditioning, quindi dell'allenamento, andiamo a capire che, se vogliamo utilizzare le evidenze scientifiche, quindi basarci su allenamento polarizzato, non basta assolutamente dire faccio un po' di questo, un po' di questo, e quindi recupero, ok, o prendere un articolo preso su Google e fatto uguale, perché non si sa come mai è stato fatto in quel modo. Bisogna cercare di fare un passo in avanti, leggere bene gli studi scientifici e cercare di capire esattamente perché si fa questo allenamento e perché magari nell'endurance si ottengono i risultati. Poi, andando a fondo negli studi, magari si vede che alcuni risultati sono stati ottenuti da atleti che avevano delle caratteristiche iniziali diverse, che magari diverse dalle atleti che abbiamo noi. Quindi, evidence based vuol dire basarsi su evidenze scientifiche, ma non banalizzare, e di sicuro non fare come la stragrande maggioranza delle persone fanno, a volte, ma in misura molto piccola, anche su queste pagine che guardano il titolo e commentano subito. Ecco, diamo uno sguardo anche alle riviste scientifiche per cercare di capire passo dopo passo cosa c'è dietro questi studi e come si può fare per migliorare. E per migliorare sono grandi, grandi risultati. Intanto, se hai già fatto qualche volta allenamento polarizzato, commenta e anzi spiega come lo fai tu, così qualcuno può anche apprendere grazie a questi video. Ci sentiamo domani con i membri della Sport Science Academy con le nuove dirette. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.